Giornata fredda e grigia anche qui a Firenze, dove i viola di Mancini e i bianconeri di Lippi si affrontano per una sfida fra due malate di questo campionato. Una partita da vincere però più per la Juventus che non per la Fiorentina, reduce dalla vittoria scaccia crisi con il Brescia. La Juventus si gioca gran parte del campionato invece lontano da Torino, oggi qui al Franchi, domenica a Brescia. Due trasferte in cui Lippi dovrà raccogliere almeno 4 se non 6 punti per non perdere ulteriore terreno dal terzetto di testa. Confermate le formazioni attese alla vigilia, la Fiorentina sarà in campo con Manninger fra i pali, difesa 4 con Ceccarelli e Vanoli esterni, Moretti e Torricelli centrali, a centrocampo gli esterni Rossi e Di Livio, in mezzo Baronio e Cois, in attacco Nuno Gomes e Morfeo. Per quanto riguarda la Juventus è soltanto una novità, Ferrara al posto di Birindelli in difesa, e sarà in difesa assieme a Thuram, Giuliano e Pessotto, in porta c'è Buffon, a centrocampo gli esterni Zambrotta e Nedved, in mezzo Conte e Tacchinardi, in attacco Del Piero e Trezeguet. 30.000 gli spettatori, la curva dei viola al completo dopo la scongiurata minaccia di disertare lo stadio per protesta alla crisi societaria. Grandi assenti di questa sfida: Chiesa, Dagni e Pierini, Neviola, Montero, Tudor e Salas. Nella Juventus arbitrerà Bolognini, a te Provenzali. A Firenze si gioca da due minuti il primo tempo, 0-0 tra Fiorentina e Juventus, partenza aggressiva da parte della formazione di Lippi, adesso però c'è la Fiorentina che sta per effettuare una rimessa dal fondo con il portiere Manninger. Confermate dunque le formazioni della vigilia, la Juventus da notare l'inserimento, il nuovo inserimento a centrocampo da parte di Conte, che potrebbe essere una delle armi in più dei bianconeri in questa parte del campionato. È proprio Conte adesso in possesso di palla, il servizio per Tacchinardi è molto stretto, lo scambio tra i due stanno giocando vicinissimi, adesso è Thuram che prova a far proseguire Nedved, all'indietro di prima per Conte, avanza ancora il numero 8 bianconero, scambia con Zambrotta, ancora protagonista il centrocampista della Juventus che guadagna un fallo laterale, c'è stato il raddoppio di marcatura su di lui, adesso rimessa in gioco a favore dei bianconeri che viene affidata a Zambrotta, il servizio con le mani ancora per Conte, autentico protagonista di questa parte iniziale, il cross di Thuram in mezzo, il colpo di testa liberale da parte del centrale della Juventus, Nedved raccoglie il pallone, conclusione con il sinistro, in area di rigore c'è la deviazione da parte di Moretti con il corpo, ma palla ancora fra i piedi di Pessotto, cross in area, colpo di testa ancora liberare dell'area della Fiorentina che prova adesso a distendersi in un tentativo di contropiede con Valoni e Nuno Gomes, prova a saltare in tunnel Nuno Gomes tra Chinardi, non ci riesce, c'è il recupero da parte comunque di Vanoli che prova a guadagnare adesso un fallo laterale, c'è il servizio per Nuno Gomes e l'apertura su Di Livio, prima azione per la Fiorentina nell'area bianconera, nella metà campo bianconera, seguiamola con Di Livio che avanza, libero davanti a lui anche Morfeo, prova la conclusione smorzata, Morfeo raccoglie pallone, limite all'area di rigore, palla in mezzo per Nuno Gomes, termina a terra dopo un contatto con Ferrara, contatto comunque assolutamente regolare e palla recuperata da Pessotto. 0-0 il punteggio fra Fiorentina e Juventus e siamo al terzo minuto e mezzo, la linea Bologna. 0-0 fra Fiorentina e Juventus nel periodo non collegato. Tacchinardi ha provato una violenta conclusione da 25 metri, palla indirizzata sul palo di destra, è stato bravissimo il portiere austriaco Manninger a distendersi in tuffo, a deviare il pallone in calcio d'angolo, stessa cosa aveva fatto qualche minuto prima, ve l'avevamo raccontata su Trezeguet. Poi al 26esimo però la Fiorentina che si sta difendendo e sta puntando tutto sul contropiede, ha avuto una grossa chance per passare in vantaggio al 26esimo appunto con un contropiede in 3 contro 3, Morfeo si è presentato solissimo sulla destra però aveva il pallone sul piede destro, non il suo preferito, ha provato a portarselo sul sinistro ma è stato bravo Thuram ad intervenire e ad evitare il peggio, poi è terminato in fuorigioco Vanoli che assieme a Nuno Gomes avrebbe potuto raccogliere un eventuale passaggio in mezzo di Morfeo. Dunque palla gol, prima palla gol anche per la Fiorentina dopo le 3 della Juventus, adesso Trezeguet di testa e impegna Manninger che si distende ancora una volta in tuffo e blocca proprio nei pressi della linea di porta vicinissimo al palo, terza parata di Manninger, contiamo anche un colpo di testa di Del Piero su un'uscita a vuoto di Manninger, queste le palle gol, 4 per la Juventus, 1 per la Fiorentina e però sullo 0-0 ancora il punteggio tra i viola e i bianconeri al 27esimo, prima munizione dell'incontro per Baronio per un fallo a centrocampo su Conte, ci avviciniamo alla mezz'ora, 0-0 il punteggio, partita comunque è bellissima con la Juventus che fa il gioco, la Fiorentina che punta tutto sul contropiede, linea Bergamo. A Firenze è finito proprio in questo momento il primo tempo, 0-0 tra Fiorentina e Juventus, in questo primo tempo abbiamo contato 7 palle gol, 2 per la Fiorentina sciupate in contropiede da Morfeo e Nuno Gomes, ben 5 per la Juventus, protagonista Manninger autore di 4 parate decisive, anche 2 gol annullati alla Juventus, sul secondo annullato a Trezeguet appostato nei pressi della linea di porta c'è qualche dubbio perché forse Torricelli teneva in gioco il giocatore francese, squadre comunque a riposo, 0-0 il punteggio, la linea Bergamo. Secondo tempo cominciato già da 3 minuti qui a Firenze, 0-0 tra Fiorentina e Juventus.
Juventus, ma Juventus subito vicinissima al gol in apertura con un calcio di punizione battuto dal vertice sinistro dell'area di rigore e da Nedved, colpo di testa proprio all'altezza del dischetto dell'area di rigore, ingirata da parte di Zambrotta, con palla che ha sfiorato l'incrocio dei pali, la destra di Manninger che non ci sarebbe mai arrivato. Manninger, lo ricordiamo, protagonista del primo tempo con almeno 4 interventi decisivi. Del Piero ha anche fallito un gol su pallonetto, sull'unico errore di Manninger in uscita, con palla che è terminata di pochissimo al lato della porta vuota. La Juventus ha anche subito l'annullamento di 2 gol, in particolare sul secondo. Adesso però attenzione, seguiamo la Fiorentina in area di rigore, fallo di mano da parte di un giocatore bianconero, di Tacchinardi. Il cross, va detto, era ravvicinato. Adesso Tacchinardi sta protestando con Di Livio, che aveva chiesto, anzi con Morfeo, che aveva chiesto all'arbitro la concessione del calcio di rigore. Tacchinardi ha detto a Morfeo che si trovava troppo vicino al cross, dunque che era involontario il suo fallo. Dello stesso avviso è stato tra l'altro bolognino. Però vi stavamo raccontando che nel corso del primo tempo uno dei 2 gol annullati alla Juventus, il secondo di Trezeguet, su questo secondo gol annullato ci sono molti dubbi, perché forse il giocatore francese, almeno a quanto mi hanno riferito i colleghi della televisione che hanno rivisto più volte le immagini, probabilmente Trezeguet era tenuto in gioco da Torricelli, un episodio dunque che farà sicuramente discutere. Ma anche la Fiorentina nel primo tempo ha avuto 2 palle gol in contropiede nitide con Morfeo, e uno in particolare con Nuno Gomez che solo davanti a Buffon ha sparato addosso al portiere. Dunque partita ricca di episodi, 0-0 comunque il punteggio, siamo al quinto della ripresa, la linea va a Bergamo. Si è anticipato la Juve in vantaggio, Juventus in vantaggio con Trezeguet. Clamoroso davvero l'errore dei centrocampisti della Fiorentina, con un retropassaggio di 30 metri all'indirizzo di Manninger. Clamoroso davvero l'errore del centrocampista viola, che ha dato palla all'indietro. Trezeguet appostato davanti a Manninger ha semplicemente rubato il pallone, dribblato il portiere in uscita e depositato il pallone stesso in rete. Dunque Juventus in vantaggio al Franchi al 12° minuto a Firenze, dove ha segnato Trezeguet al 12° minuto di gioco il gol del vantaggio per la Juventus su un clamoroso errore da parte di Nuno Gomez, che quasi dalla metà campo ha indirizzato un pallone inspiegabilmente all'indietro verso la propria area di rigore. Nessun difensore della Fiorentina ha raccolto l'inatteso invito di Nuno Gomez, lo ha fatto invece Trezeguet, che solo davanti a Manninger ha saltato con estrema facilità il portiere austriaco in uscita sulla destra e poi ha depositato il pallone in rete. Il terzo gol di Trezeguet in questa partita, 2 gli erano stati annullati al terzo tentativo, tutto regolare per Trezeguet, che sì era davanti alla linea difensiva ma il passaggio era di un giocatore della Fiorentina. Dunque Juventus in vantaggio, ma pensate che proprio un minuto prima del gol del vantaggio bianconero la Fiorentina aveva avuto la terza palla gol dell'incontro in contropiede. Clamoroso davvero l'errore di Marco Rossi, solo davanti a Buffon ha cercato di sorprendere il portiere bianconero, anziché con un pallonetto, con un tocco di piatto, d'interno piatto, a incrociare. Invece Buffon non ci è cascato, ha allungato la mano senza doversi neanche muovere dalla propria posizione, ha bloccato il pallone e dunque è clamoroso davvero l'errore da parte di Marco Rossi. E subito dopo, un minuto dopo, la Juventus ha castigato la Fiorentina passando in vantaggio 1-0 il punteggio, 2 gli ammoniti, Baroni nel primo tempo e Ferrara nella ripresa. La Juventus conduce adesso per 1-0, siamo al 17° minuto e la linea va a Bergamo. 32° della ripresa, a Firenze sempre la Juventus in vantaggio per 1-0. Da quando Trezeguet ha segnato il gol del vantaggio juventino al 12° della ripresa non ci sono state occasioni da gol né da una parte né dall'altra. La Juventus sta semplicemente controllando il gioco, una Fiorentina che non riesce a pungere, non riesce a costruire gioco, in particolare Baroni un pochettino spento, anche Morfeo non sta facendo granché assieme a Nuno Gomez, che è stato tra l'altro l'autore del clamoroso retropassaggio. Il passaggio proprio per Colombo, con pareggio della Fiorentina. Pareggio della Fiorentina con Nuno Gomez, tutto questo al 34° minuto del secondo tempo. La Juventus si fa riprendere proprio nel momento più inatteso, perché la squadra bianconera stava controllando. Nuno Gomez su un cross dalla sinistra, forse di Vanoli, ha collocato il pallone in rete, lasciato solo proprio davanti a Buffon, palla in rete, niente da fare per la Juventus, 1-1. Adesso 11 minuti di tempo per i bianconeri per tornare in vantaggio, ma la Fiorentina sarà pericolosa in contropiede. La linea è ancora adotto, è il 40° a Firenze, 5 la conclusione alla Juventus in area di rigore. Zambrotta, il cross alto dall'altra parte dell'area di rigore, raccoglie Del Piero, l'altezza del lato corto, la finta Del Piero, entra in area di rigore, vertice del
destro, prova la conclusione a girare sull'incrocio dei pali, pallone che sfiora l'incrocio e termina oltre la linea di fondo. Mancano 4 minuti e mezzo al 90esimo, ci sarà anche il recupero 1-1 tra Fiorentina e Juventus. Al gol di Trezeguet al 12esimo minuto ha risposto Nuno Gomes, il giocatore che si sentiva più in colpa del gol di Trezeguet, il giocatore che aveva causato il gol del vantaggio juventino. Ha messo una pezza a quell'errore depositando in rete un comodo pallone crossato dalla sinistra. È rabbiosa la reazione della Juventus, che però non è riuscita ancora a creare palle gol. Adesso è Di Livio che allontana il pallone dalla propria metà campo mandandolo oltre la linea del faro laterale. Siamo al 41esimo minuto e 15 secondi, 1-1 tra Fiorentina e Juventus. 0-0, ancora un intervento di Tombolini è che comanda. Firenze 1-1. Ancora un intervento di Tombolini. È finita 1-1 con la Juventus che ha sciupato un'ottima occasione per riavvicinarsi nella zona alta della classifica, visto il passo falso interno della Roma, e la Juventus non ce l'ha fatta, è passata in vantaggio al 12esimo della ripresa dopo aver creato tante palle gol nel primo tempo, ma si è fatta raggiungere molto ingenuamente proprio nella parte finale dell'incontro e dall'ennesimo contropiede della Fiorentina con Nuno Gomes. Dunque una Juventus che perde l'opportunità di decolare e una Fiorentina che raccoglie un importantissimo pareggio che segue alla vittoria di 3 giorni fa in casa contro il Brescia, e 4 punti in 4 giorni è sicuramente un buon bottino, però le brutte notizie per la Fiorentina sono arrivate dagli altri campi, così la zona salvezza si allontana. Comunque una buona Fiorentina e una Juventus che ha sprecato un'ottima occasione per avvicinarsi al terzetto di testa.